La nostra rubrica fa tappa oggi a Montaldo Torinese, sulle colline del Chierese. Alle mie spalle vedete un curioso monumento dedicato all'agricoltura. C'è un aratro in forma di volo e c'è un cavallo che ricorda l'arrivo in queste colline negli anni 50 degli immigrati dal Polesine che lavoravano qui come mezzadri. Ecco, un bel simbolo di accoglienza e di restituzione alla comunità. Sergio Gaiotti negli anni 80 era assessore comunale alla città di Torino. Oggi, 2022, lo ritroviamo sindaco, già al secondo mandato, del comune di Montaldo Torinese. In questo paese ha voluto recuperare le tradizioni locali, culturali e storiche. Nel suo ufficio ci sono volumi preziosi dell'archivio storico comunale di Montaldo. Perché questa ricerca del passato? È una ricerca del passato per attualizzare il presente. E poi perché credo che da queste esperienze del passato, conoscitive del passato, è un modo per far conoscere Montaldo, una realtà molto bella, soprattutto i ragazzi, i giovani, e ne abbiamo parecchi qua nonostante siamo un piccolo paese, sappiano dove vivono, conoscono la realtà e recuperano le tradizioni. Ad esempio questi libri qua, che purtroppo a suo tempo avevo trovato non in questa stanza ma in uno scantinato, sono la prova più evidente e, diciamo, che caratterizza anche il passato per attualizzare quelle che sono anche le realtà. Abbiamo un bellissimo codice penale dell'epoca di Napoleone, che è un po' l'antesignano del codice penale che abbiamo attualmente nel nostro paese in Italia. Abbiamo recuperato in termini non soltanto culturali ma anche sotto il punto di vista strutturale il Pozzo di Napoleone, una realtà che ci ha fatto un po' conoscere in tutto il mondo. C'è una storia leggenda, più storia che non leggenda. Prima della battaglia di Marengo, Napoleone Bonaparte soggiornò in un pianoro qua di Montaldo e c'erano degli ufficiali, suoi ufficiali, che avevano la polmonite. Sarà per l'aria salobre, sarà perché fece costruire un pozzo dove veniva tinta l'acqua. Fatto sta che queste persone guarirono. Noi nella prima ondata di questa pandemia, disgraziata pandemia, non abbiamo avuto nessun caso di Covid qua in paese. E allora ho cercato in qualche maniera di giustificarlo con questa storia, leggenda. Il Pozzo di Napoleone è storia para leggenda, qui è leggenda puntini storia. Si narra che in queste scorribande del Barbarossa, che avevano investito anche il Chierese, prima di ritirarsi, dopo aver rasato il suolo Chieri stesso, si fermò sotto questa quercia e si rivolse verso Chieri, e di lì, dalla quercia del Barbarossa, che è al confine fra Montaldo e Andezeno, si vede Chieri. Si fermò lì e disse: Chieri? Prima? Ecco, di qui nasce questa leggenda. La leggenda del nome di Chieri, ma insomma, Napoleone, Barbarossa, sindaco Gaiotti ha l'entusiasmo di un ragazzino nel raccontare queste storie leggendarie. Ma quanta passione ci vuole per fare il sindaco in un piccolo comune nel 2022? Più che passione, direi amore verso il paese e amore verso le cose che uno fa. Tante cose che in questi 5 anni ho fatte, direi quasi tutte o tutte, le ho fatte perché piacciono a me. Perché se una cosa piace a te, la fai con entusiasmo, e se una cosa piace a te, probabilmente piacerà anche ad altri. Questa è la sostanza, il filo conduttore. Ecco, ma possiamo dare un suggerimento, da chi come lei ha un'esperienza davvero nei decenni di amministratore pubblico, un suggerimento ai giovani che vogliono magari intraprendere la strada della pubblica amministrazione? Abbiamo candidato ed è uscito in consiglio comunale un ragazzo di 20 anni.
A lui riserveremo particolare attenzione. La cosa, secondo me, ma poi posso sbagliarmi, peggiore è dire fai qualcosa. No? I giovani vanno in qualche misura accompagnati. Con un'iniziativa che dobbiamo fare, grazie anche ai privati, apriremo una biblioteca. È un momento questo della biblioteca per cercare di in qualche misura coinvolgerli. Una necessità qua in questo paese di avere un luogo di incontro fisico per i ragazzi. Questa e la biblioteca potrebbero essere due, diciamo così, strutture, due elementi che potrebbero consentire questa aggregazione.